Nel cuore della Lucania, ove le distese di boschi erano così folte e numerose, tanto da essere la causa dell'attribuzione del nome all'intera regione, i primi popoli lucani si insediarono e si stabilirono in questi luoghi vergini e selvaggi. Ma non per lungo tempo essi rimarranno gli unici, incontrastati ed indisturbati padroni dei loro boschi. I Greci, infatti, a partire dall'VIII secolo a.C., risalendo alla Magna Grecia attraverso le vie naturali delle acque, scopriranno questa terra ed apprezzandone la natura decideranno di abitarla. A pochi chilometri dal capoluogo, a 850 metri, annidato su tre collinette, la terra, la Serra e San Michele, sorge Petragalla, lo scenario naturale di incomparabile bellezza si presta allo sguardo che spazia dalla Mancosa verso i boschi circostanti o dalla piazza che vede addolcire i monti verso la vicina Puglia. Salendo con lo sguardo, ci allieta l'immagine di tante casette che tra un dedalo di archi e vicoletti si inerpicano fino al campanile della chiesa madre. Il suo stemma di azzurro, al gallo ardito poggiato sulla vetta di un monte a tre cime, uscenti dalla punta, il tutto al naturale, circondato da un nastro dai colori nazionali. C'è un odore di mosto per le tue strade, o Petragalla, come il 16 novembre del 1861, quando a Porta Nova i tuoi prodi più volte ricacciarono il nemico, che a torme incalzava le difese, gridando e minacciando lo sterminio. Nella nebbia che avvolge le tue case, ardua è la pugna fino a sera, ma il palazzo ducale, col popolo asserragliato nelle mura, non cede alla furia sanguinaria dei banditi. Ad ogni intimazione nella notte risponde il crepitare dei fucili. S'alza il nuovo giorno. La nebbia è già sparita coi nemici, e nel bel piano maggio liberato echeggia un grido di italianità.
Sulla tua bandiera, che Napoli ammirata ti donò, splendano i segni ambiti del valore, che il tempo certo non cancellerà. Suggestivo paese lucano, sovente battuto dal vento, bruciato dal sole di agosto, ripide strade con aspre salite. Anch'esso con la sua storia, i suoi miti, le sue leggende, la sua chiesa, la sua piazza, il suo palazzo, la sua gente. Si incontrano angoli pittoreschi, pieni di poesia, che strappano consensi di ammirazione. Si volge lo sguardo verso le campagne, in parte abbandonate, una volta ridenti e fiorite, prosperate grazie al sudore dei padri. Monte Torretta, situato nell'alto bacino del Bradano, domina con i suoi 1200 metri tutto l'emiciclo di altipiani da Forenza da Cerenza, fino a Serra di Vaglio da un lato e l'immensa Valle del Vulture dall'altro. Alcuni anni fa si rinvennero resti di antiche mura, dipinti e vasellame di notevole valore artistico. Appartiene, insieme a Serra di Vaglio, Croce a Cognato e Torre di Satriano al gruppo di fortificazioni del Potentino, risalenti alla seconda metà del VI secolo a.C. Abitato da popolazioni indigene, che da fonti antiche, greche e latine sono chiamate Lucani, acquista rapidamente una grande fioritura culturale che terminerà con l'avvento dei Romani. Toccata tangenzialmente dalla Via dei Greci, di cui restano ancora pochi tratti appena distinguibili, avrà vivaci scambi culturali non solo con i centri indigeni dell'entroterra, ma anche e soprattutto con le colonie greche della costa ionica, grazie alle vie fluviali che dallo Ionio salgano a ventaglio verso l'interno. La fortificazione, costruita ad isodomia perfetta, secondo la tecnica costruttiva dei Greci, rappresenta quanto di meglio esiste nella strategia difensiva dell'antichità. Gli scavi attualmente sospesi iniziarono nel 1956. Si rinvennero grossi vasi, dipinti a vernice nera, e statuette di cui una raffigurante Ercole, in lotta contro l'Idra, conservati nel Museo Provinciale di Potenza. In contrada Casalaspro, i resti di una torre quadrata e la presenza di vecchie abitazioni in parte ricoperte da cumuli di terra testimoniano la presenza di un centro antico, almeno quanto Pietragalla. La sorte di Casalaspro viene segnata dal terremoto del 4 e 5 dicembre 1456, terremoto di elevata intensità che era dal suolo l'abitato, costringendo gli abitanti a trovare rifugio in altre località, tra cui la vicina terra di Pietragalla.
La cappella di San Pasquale, edificata dalla famiglia Melazzi verso la fine del 1700 nel borgo denominato Casino del Duca, testimonia la grande religiosità del duca e della sua famiglia. Costruita in stile barocco, ad unica navata, con altare centrale di pianta rettangolare, con una torre sul lato sinistro, racchiude al suo interno un recinto originariamente destinato al cimitero del borgo. Caratteristico è il simbolo della famiglia Melazzi. Dal volto di un bambino partono a cesto foglie di quercia, con al centro tre rami annodati, con frutto e sovrastante corona. Paese ricco di acque e caratteristiche fontane, quella del Duca al Casino, la più antica. La fontana di Sanremo, punto di ristoro e sollievo per chi dalle campagne del barone torna a sera dopo il vespro alla terra. La fontana dell'olio, costruita nei pressi del Bosco Grande di Pietragalla, ricorda le fresche notti di luna piena, refrigerante nei periodi caldi di agosto. La fontana di Piano delle Croci, fatta costruire nel 1946, ristora con la presenza di querce secolari i ritorni dalle campagne della Risseca. Percorrendo la strada detta Breccia, partendo dall'Arco del Duca, si arriva al borgo detto I Palmenti. Queste tipiche costruzioni, che altrove non hanno paragone, sono delle vere e proprie grotte scavate nella roccia di tufo. Costruiti intorno al 1300, su tradizione francese, nascono come borgo vinicolo in una zona ricca di vigneti. Il termine Palmenti deriva dal dialetto ligure, di influenza francese Balmet, significando ancora oggi incavatura, grotta nella roccia. L'interno è costituito da una o più tinozze per la pigiatura dell'uva e da una vasca di raccolta, ove avveniva, per almeno 2 settimane, la fermentazione del mosto. L'esterno è tutto coperto da un manto erboso. Thank you.
pareri degli studiosi sono controversi sull'etimologia del nome Pietragalla. Alcune interpretazioni vanno dal leggendario a quelle strettamente letterarie, ma la tesi più attendibile è quella che fa derivare il termine Pietragalla dal greco gal, che significa pietra candida. Sarà la costruzione della strada delle Puglie da parte dei Romani che cambierà l'importanza strategica di Pietragalla rispetto a Casalaspro e l'abitato di Torretta. La prima menzione ufficiale di Pietragalla si ritrova nel catalogo dei baroni del 1118, da cui risulta l'appartenenza della terra di Pietragalla alla Conestabulia Comitatus Tricarici. Pietragalla si sviluppa come città di tipo feudale e come tale dominata da un castello, simbolo del potere politico, e dalla basilica, simbolo del potere religioso. Il centro della città era fortificato e l'andamento delle mura marcava i lineamenti dell'attuale centro storico, ovvero di quell'anello viario che, partendo dalla Porta del Duca, percorre la Mancosa attraverso la Porta Nuova e torna al Palazzo Ducale. L'accesso era controllato da porte con bastioni che rappresentavano la naturale conclusione delle strade che dalle campagne del feudo portano alla terra. Il comune, partecipando alla rivolta contro Carlo d'Angiò, subirà l'influsso della presenza francese sotto il profilo architettonico, culturale e dialettale. Da documenti dell'epoca e relativi ai criteri di tassazione delle famiglie si è potuto ricavare che Pietragalla, intorno al 1250, contava poco più di 138 abitanti, mentre Casalaspro 54. Il feudo appartenne al conte Marconi fino al 1381. In seguito diventa proprietario Lorenzo Alzarolis. Dopo il 1456, a seguito del terremoto che distrusse Casalaspro, Pietragalla aumenta notevolmente i suoi abitanti. Infatti, i casalaspresi si trasferiscono in buona parte nel vicino centro di Pietragalla, formando il rione detto Casale di Santa Sofia, in onore dei signori del tempo. Casalaspro, dunque, sarà nella memoria comune degli abitanti di Pietragalla, la vecchia Pietragalla. Dedicata a San Nicola di Bari, vescovo di Matera, la chiesa madre è stata più volte modificata e trasformata. Di origine tardo-medievale, costruita con elementi bizantini, attualmente mostra compiutamente tutte le trasformazioni subite a partire dal 1591,
anno in cui venne costruita la porta maggiore dalla famiglia Orsini, alla consacrazione avvenuta nel 1654, parroco Vincenzo Iacobuzio, Francesco Melazzi, barone della terra. La forma attuale è dovuta a un grosso intervento di ampliamento realizzato su progetto del 1712. La chiesa acquista così i lineamenti barocchi, cancellando tutti i riferimenti architettonici precedenti. Da documenti dell'archivio parrocchiale si ricava che detta chiesa venne edificata a spese dei cittadini e da essi venne sempre riparata e mantenuta. Nel 1725 venne rifatto l'altare maggiore, ora distrutto, e sistemate le reliquie del santo protettore, San Teodosio. Al suo interno troviamo un bellissimo crocifisso ligneo del Settecento, un dipinto su tavola raffigurante l'Annunciazione alla presenza dei santi, San Donato, San Nicolò e San Biagio. È il primo edificio religioso costruito fuori dalla cinta muraria intorno al XVII secolo. Dedicata alla Madre di Dio e Regina delle Grazie, conserva resti recuperati dalla distrutta chiesa di Casalaspro. Recentemente restaurata, si divide al suo interno in tre navate e conserva uno stupendo altare finemente decorato in stile barocco, un dipinto su tela e un coro ligneo sopra la porta principale. La sua costruzione risale alla seconda metà del 1800, dedicata a Sant'Antonio Abate, attualmente non agibile. La cappella dedicata a San Cataldo, costruita in epoca recente, si presenta accogliente al suo interno e sobria nella parte esterna. La muratura è in pietra, bugnata a vista. La chiesetta dedicata a San Michele sorge sulla sommità di una delle colline del paese. Sconsacrata dopo la Seconda Guerra Mondiale, attualmente è completamente diroccata e abbandonata. Si ritiene che in origine il complesso monumentale del Palazzo Ducale sia stato sede di una comunità monastica, anche se risulta difficile stabilire quale sia stato il nucleo originario, gli ampliamenti e le cause che hanno determinato queste trasformazioni.
All'interno del complesso si trovano i resti di una chiesa ad unica navata, coperta con capriate lignee, e in alcuni punti sono ancora evidenti i resti di un altare. Un cortile separa la chiesa dal palazzo. Al centro una botola di una cisterna, a sinistra una torre o campanile in origine più alto. L'ampliamento a sud-ovest rientra nel programma della famiglia Orsini, che subentra agli Zurlo e ai conti di Pacentro e, a seguito del matrimonio di uno dei figli, decide di ampliare il palazzo e di arricchirlo di loggiate lungo il fianco principale. Questa parte del palazzo si presenta sotto forme tardo-quattrocentesche, costruito da maestranze non locali con la consulenza di architetti napoletani. Con la venuta dei Melazzi, che acquistano il feudo nel 1653, il palazzo, nel 1676, dovette subire un devastante incendio. Ma la magnanimità di questa famiglia fece sì che il palazzo si arricchì di pregevoli opere d'arte. Al suo interno, nella parte meglio conservata, di proprietà di Grazia Piponzi, si possono ammirare stupendi stucchi e decori. Il salone affrescato raffigura scene bibliche del tardo Rinascimento napoletano. L'altare, con la Vergine venerata da San Teodosio a sinistra e da San Francesco a destra. Al Palazzo Ducale è legata la vicenda di due giornate di battaglia dei cittadini pietragallesi contro i briganti, nei giorni 16 e 17 novembre 1861. Una colonna di briganti, al comando del generale Bories, invade le strade e i vicoli del paese. Parte della popolazione si rifugia all'interno del Palazzo Ducale, e dopo ore di lotte e di agonie, constatata la ferma volontà dei pietragallesi e l'inespugnabilità del palazzo, il generale dà l'ordine di ritirata. Testimoniano questi giorni di gloria la bandiera donata dal Comando Supremo della Guardia Nazionale di Napoli, alla Guardia Nazionale di Pietragalla e un'iscrizione sul muro del loggiato del Palazzo Ducale. Ricordi passati, pieni di orgoglio per la gente umile di Pietragalla. La visita del Presidente della Repubblica, onorevole Giovanni Gronchi. Thank you.
l'inizio dei lavori e l'inaugurazione del nuovo edificio scolastico. Tra vecchio e nuovo, la tradizionale e onoratissima festa del santo patrono, San Teodosio. Il giovane protettore dalla corazza dorata e dai capelli lunghi e fluenti arriva a Pietragalla tra storia e leggenda. Il trasferimento delle reliquie avvenne l'8 maggio 1663. Per questo motivo la sua festa si celebra il 10 maggio. La popolazione di Pietragalla è a lui molto devota e partecipa con devozione alla caratteristica processione che vede sfilare tutti i santi della parrocchia. Suggestive immagini di Pietragalla innevata. Thank you.
Vedete in mostra gli attrezzi dei nostri avi, ricordo di una civiltà contadina povera e patriarcale. Patrimonio di genuinità e fierezza che ha percorso i secoli ed è presente in ogni aspetto della vita attuale. Attrezzi che ricordano tanti mestieri, tessitori, cestai, mastari, seggiari, trainieri, varricchiai, pignatari, ferrai, boscaioli e bottai, quasi tutti scomparsi. Il costume popolare femminile è formato da un largo copricapo teso da un sostegno ligneo, corpetto e camicia con manica a sbuffo e gonna. Il recente sviluppo di Pietragalla, il rione Giardino, viale Senatore Mario Zotta,
la nuova espansione verso il campo sportivo.